I cinque figli di Silvio Berlusconi accettano pienamente la volontà del padre. La firma è prevista per questo pomeriggio. Questa è ciò che apprendiamo dalle fonti finanziarie. Dalla morte Berlusconi, il 12 giugno, avvocati e consulenti hanno lavorato per chiarire molti aspetti e valori del patrimonio l'accettazione. A Villa San Martino di Arcore. Sarà completa. Cioè senza il beneficio dell'inventario da parte nessuno. Secondo quanto appreso, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi fanno sì che avessero accettato di aver accettato l'eredità del padre. Interpretando l'ultima volontà in totale armonia per onorare la loro memoria con profonda gratitudine. Ispirata dalla sua immensa generosità. Legge una nota inviato alla stampa da Marina Berlusconi. A seguito questa marina di accettazione e del molo Silvio Berlusconi Coni assumi congiuntamente il controllo indiretto sulla SPA Fininvest, garantendo chiaramente la sua stabilità e continuità gestione. Continua la nota. La piena accettazione dell'ultima volontà del Cavaliere ti permetterà di guardare immediatamente al futuro. I primi dossiers da aprire a breve sono quelli che riguarda il team di Monza, su cui continuano i negoziati per la vendita. Quindi c'è la partecipazione a Hightower per ottenere a una possibile fusione con Rai Way. Ora la consegna di Mario Gerevini e Daniela Polizzi la divisione delle quote Silvio Berlusconi. Aveva indicato la sua volontà con estrema chiarezza, assegnando l'intera quota disponibile a Marina e Pier Silvio. Aveva dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Ocio 47 agli altri tre. Il resto dell'eredità, vale dire ville, barche, opere d'arte, investimenti personali, conti in banca, sarà diviso con un rapporto 6.040 o 60 in Marina e Pier Silvio e il 40 pro quota a Barbara Eleonora and Luigi. In The Testament Berlusconi ha anche lasciato tre lasciti, primo di 100 milioni e favore di suo fratello Paolo Berlusconi. Una figura simile sarà all'altezza del suo partner Marta Fascina e 30 milioni. Tuttavia, sono comunque 30 milioni sono ciò che il Cavaliere ha lasciato il suo amico Marcello De Lutri. Famiglie Luigi Berlusconi e le sorelle Barbara ed Eleonora investono in Germania, questo è ciò che hanno acquistato da Daniela Polizzi a 4 miliardi di attività l'eredità di Berlusconi nel complesso. Vale 4 miliardi tra società quotate. Grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d'arte e liquidità. La parte più coerente è contenuta in Fininvest. Con 2,8 miliardi di capitalizzazione delle partizioni. Questo viene aggiunto il patrimonio, concentrato soprattutto nella detenzione di Dolcarago, accettando a una recente valutazione. La solosa Villa Certosa vale 259 milioni. Finalmente ci sono yacht e soprattutto i molti dipinti acquistati nel corso degli anni dal fondatore di Mediaset.